Amici di Svezia, ben ritrovati, una settimana un po' particolare questa, poco studio, ma d'altronde abbiamo veramente tantissime immagini. La nostra Irenia Lazzaro ha fatto una trasferta molto lunga, grazie alla Tilim Marathon Bike, gli europei che si sono svolti a Spilimbergo, e quindi chiaramente dovremo dare la linea a Spilimbergo, a Irenia Lazzaro, ma chiaramente anche a Stefano Bertolotti, i quali hanno confezionato veramente qualcosa di importante. Bene anche l'organizzazione della Trivium in testa con Giuseppe Rossi, ci hanno fatto brillare gli occhi tanti tanti biker, ma soprattutto Spilimbergo che si veste a festa e diventa il centro del mondo. Vai Irenia con questo bel servizio. Spilimbergo ha ospitato i campionati europei di mountain bike marathon in occasione della decima edizione della Tilimend Marathon Bike. Spilimbergo, città gioiello, città del mosaico, è bellissimo veramente paesino che è incastrato tra la destra del Tagliamento e la pedemontana pordenonese. Gara marathon, quindi 104 chilometri da affrontare, che partivano però dal centro della città, vale a dire, eccolo qui, dal Duomo di Spilimbergo, mentre tutte le operazioni di verifica tessere e la logistica erano dislocate all'interno del prestigiosissimo castello. Campionati europei marathon sia per le categorie elite, quindi donne elite e open, sia per tutte le categorie amatoriali, quindi più di 1300 i concorrenti di questa decima edizione della Tilimend Marathon Bike. La vediamo appunto le ultime operazioni prima della partenza, fan club di Yuri Ragnoli, arrivato in massa, Yuri Ragnoli campione italiano in carica, un saluto anche a Francesco Casagrande che dopo una brillante carriera da professionista su strada ora si cimenta anche con ottime vittorie nel mondo off-road. Ultime partenze e ultimi scaldamenti, la nazionale lituana, tantissimi atleti, più di 10 le nazionalità rappresentate qui, correranno sia con la casacca della loro nazione che con casacca di club. L'Italia schierata da Mirko Celestino, CT attuale della nazionale di mountain bike, presente 10 elementi, tutti i migliori del panorama nazionale. C'è anche lui, il campione del mondo, però l'austriaco Alban Lacata, da tenere sicuramente d'occhio, come da tenere d'occhio il campione uscente, vale a dire Thiago Ferreira, il portoghese della Proteca. Quindi Samuele Porro, lo vediamo, l'atleta in maglia azzurra, Tim Bome, quindi Denis Stukman, Menzi, Marekel, Urs Uber, ma sono tantissimi gli atleti che possono dire la loro. Attenzione anche all'estone Peter Prus e anche ai nostri italiani, sicuramente Fabian Rabensteiner, Alexei Medvedev, che parte però indietro non avendo punti di rank, parte con il numero 134, è però un atleta da tenere d'occhio, avendo vinto anche la Garda Marathon, una delle ultime appunto gare in programma prima di questo campionato europeo. Campionato europeo che arriva in Italia qui il 22 di aprile, ricordiamo quindi anche abbastanza presto riguardo il calendario internazionale, anche se sarà l'Italia ad ospitare anche i campionati del mondo in settembre, vale a dire il titolo mondiale marathon in quel di Auronzo Misurina. Partono a velocità controllata gli elite maschili, fra poco partiranno anche le donne, attenzione perché anche tra le donne la sfida è molto molto aperta. Il lungo serpentone di elite appunto alla partenza, qui sotto il castello verrà dato il via e lo start ufficiale da Giuseppe Rossi, che vediamo in questo momento sul quad, il direttore di organizzazione e organizzatore, presidente della Trivium Froggy Line, appunto società organizzatrice del campionato europeo marathon di quest'anno. Davanti vediamo Rabensteiner, vediamo gli atleti della Bulls, quindi attenzione anche a loro perché sicuramente possono essere degli atleti da tenere d'occhio. Partono anche le donne e qui tanta tanta qualità con sua
maestà, la regina con Rita Dale, da tenere assolutamente d'occhio visto che è molto molto esperta per quanto riguarda le marathon. Attenzione anche a Maja Vlosowska, grande specialista per quanto riguarda il cross country, che arriva a questo europeo marathon un po' a sorpresa, pronta appunto a dimostrare il suo valore anche sulle lunghe distanze. Ci sono poi altre ottime atlete per quanto riguarda le marathon, vale a dire Katarzyna Sosna, che ha vinto parecchie gare nell'ultimo periodo. C'è anche Esther Suss, Ariane Luti, Barbara Benko, un'altra delle grandi protagoniste del cross country. E ci sono anche le nostre italiane, Jessica Pellizzaro, la campionessa d'Italia, Maria Cristina Annisi e Gaia Ravaioli. Veramente pronti via, e tutta la prima parte pianeggiante che costeggia il fiume Tagliamento. Vediamo dietro già i primi elite che cominciano a staccarsi davanti un ritmo indemoniato, e vediamo l'Italia con Johnny Cataneo subito davanti. CT Mirko Celestino ha fatto una tattica di gruppo, vale a dire restate uniti ragazzi almeno fino alla salita più lunga, vale a dire quella del Monte Pala, e poi lì si aprirà realmente la corsa. Alban Lakata un po' in difficoltà, lo vediamo, forse preso un po' anche alla sprovvista da questo attacco della nazionale. Abbiamo visto dietro alla Lakata anche Tiago Ferreira, questo è il campione italiano Yuri Ragnoli al passaggio, e via via tutti gli altri, li vediamo proprio tutti molto molto allungati in questo single track che anticipa la prima vera salita di giornata, vale a dire quella del Monte Pala. Donne che devono ancora arrivare, partivano circa un minuto e mezzo dietro agli uomini, quindi attenderemo anche poi le donne per capire. Un saluto anche a Luca Paolini, sono tantissimi gli ex professionisti su strada che ora si cimentano nel marathon. Per quanto riguarda le donne, davanti tutta sola Katarzyna Sosna, era una delle tante atlete attese a questo campionato europeo, lei che ha vinto già in Spagna la Volcat, seconda per quanto riguarda la Garda Marathon, ma dietro attenzione a Gun Rita Dale, attenzione anche a Maja Vlosowska, Ariane Luti e Barbara Benko. Poi a seguire via via tutte le altre. Passaggio anche di Gaia Ravaioli, passaggio anche di Costanza Fasolis, quindi le nostre atlete italiane, alcune correvano appunto in maglia di nazionale italiana, altre con la propria maglia di club. Dicevo, tantissimi gli ex professionisti su strada che ora si cimentano nel marathon qui a Spilimbergo, al via non solo Luca Paolini ma anche Riccardo Chiarini con la maglia della nazionale italiana, anche Francesco Casagrande, Elia Failli e anche un certo Gustav Larsson, che insomma tutti gli appassionati di ciclismo ricorderanno, grandissimo protagonista anche nelle prove contro il tempo. Nazionale italiana che è molto numerosa nella prima parte del gruppo, qui siamo ancora nel lungo tratto di pianura che va ad anticipare la prima vera salita di giornata. Si tratta appunto di grandi tratti, lunghi tratti pianeggianti con l'intermittenza di alcuni colli, ma niente di che, perché la vera salita di giornata arriverà fra pochissimo, vale a dire il Monte Pala. Abbiamo visto Alexei Medvedev dietro Tiago Ferreira, quindi il duo italiano composto da Samuele Porro e Fabian Rabensteiner, c'è anche Chiarini, c'è anche Urs Huber, e via via vediamo tutti gli altri. Pericles, anche lui ex campione europeo, a cui tra l'altro è dedicata anche la Gran Fondo collaterale di 51 km. Abbiamo visto poi anche Ferraro con Johnny Cataneo e Tony Longo, quindi tanta tanta Italia nelle prime 15 posizioni. Comincia la salita del Monte Pala, la salita più lunga, quella più difficile. Alexei Medvedev, subito il forcing del russo che è partito con un numero veramente alto, quindi ha fatto tanta tanta fatica nella parte iniziale a tenere anche la posizione, a recuperare posizioni, però sicuramente la sua forma è invidiabile, ha vinto praticamente tutte le gare a cui ha partecipato nell'ultimo mese e mezzo. Faticano un po' dietro sia Alban Lakata che Tiago Ferreira, i nostri atleti della nazionale italiana sono tutti lì, vediamo già qualcuno che è costretto addirittura a scendere, quanto è ripido questo primo tratto in salita. Scorgiamo anche Gustav Larsson, quindi anche Larsson è lì davanti con il primo gruppo, e intanto attenzione anche per quanto riguarda
la gara al femminile, perché stiamo attendendo appunto i vari passaggi. Questo Giacomo Antonello con la maglia di club, passa anche, lo vediamo adesso, Michele Casagrande. Peccato per Casagrande, una foratura nella parte iniziale del percorso l'ha fatto fuori dai giochi prima del tempo, lui che aveva vinto una bellissima tappa in quel del Sudafrica, la Cape Epic, proprio con il compagno di colori Rabensteiner. Intanto continuano i passaggi per quanto riguarda gli atleti open. Ricordiamo, questo campionato europeo assegnerà poi anche le maglie e i titoli per quanto riguarda le categorie amatoriali. Sono tantissimi i titoli, perché sono di 5 anni a 5 anni, quindi sono veramente tanti tanti titoli, ma andremo poi a spulciare tutti i vincitori anche delle categorie amatoriali. Eccoli qua tutti i vari passaggi per quanto riguarda gli Open. Stiamo attendendo le prime donne che quasi al Monte Pala avevano preso gli ultimi elite, quindi ritmo molto molto alto anche per quanto riguarda le donne elite. Percorso bellissimo, lo vediamo, il percorso della Tillimet Marathon Bike, poi con una bella giornata sicuramente rende al meglio. Alba Allacata davanti a tirare il gruppetto, vediamo anche Urs Huber, c'è anche Periclis, c'è anche Tiago Ferreira. Questo intanto è Yuri Ragnoli che è in mezzo tra il gruppetto appunto di Lacata e il gruppo davanti, il gruppo davanti che vede appunto uno scatenatissimo Alexei Medvedev, che andremo a vedere dopo. Intanto Daniele Mensi, per quanto riguarda la nazionale italiana, siamo vicino a Celante, quindi siamo a metà della salita del Monte Pala, con anche molti molti bikers che si sono fermati lungo il percorso ad incitare i loro beniamini. Eccolo qua Alexei Medvedev, che veramente sta venendo su il doppio di Daniele Mensi, quindi fortissima l'azione, la gamba anche oggi di Alexei Medvedev. Era sicuramente uno dei tanti attesi, uno dei pronosticati per questa, alla vigilia di questo campionato europeo. C'era un po' il dubbio sulla tenuta. Alexei Medvedev ha vinto parecchie gran fondo in questa prima parte della stagione, la più lunga Garda Marathon era di circa 80 km, qui sicuramente una gara un po' atipica per quanto riguarda i percorsi che abbiamo in Italia. 104 km, una delle marathon più lunghe. Intanto Rabensteiner con Alexei Medvedev, eccolo qua, dicevamo una delle più lunghe per quanto riguarda i percorsi che troviamo normalmente, con una grandissima prima parte in pianura che non è facile, perché molto spesso le velocità sono molto molto alte, questa parte centrale che ha tutte le asperità del percorso, e poi gli ultimi 15 km che sono veramente terrificanti, perché si passa all'interno del fiume Tagliamento. Gara donne, Gun Rita Dale con Maja Vlososka, quindi al momento sono queste due le grandi protagoniste per quanto riguarda la prova al femminile. Katarzyna Sosna con Barbara Benko, queste invece le inseguitrici in questo momento. In mezzo c'è anche Ariane Luti e siamo però già davanti con gli italiani che stanno cercando di andare a riacciuffare Alexei Medvedev. Yuri Ragnoli lo vediamo assieme a Samuele Porro e a Daniele Mensi. Il gruppetto intanto con Alban Lacata, oggi campione del mondo, che fatica anche a tenere le ruote, lo vediamo veramente in coda al gruppetto, come in coda al gruppetto anche Daniel Geschmer, un altro dei papabili vincitori alla vigilia, ma che sicuramente oggi non ha trovato la giornata migliore. Grande caldo, Alexei Medvedev che chiede il suo vantaggio, qui siamo nella parte centrale del percorso, quindi ancora più di 50 km da percorrere. Medvedev che arriverà al GPM di Monte Pala con circa 4 minuti di vantaggio, veramente enorme il distacco nei confronti appunto del russo. Dietro lo vediamo Fabian Rabensteiner ad inseguire, quindi
attendiamo di capire com'è la situazione con Yuri Ragnoli, Samuele Porro e Riccardo Chiarini, quindi tanta tanta Italia, ci sono praticamente 5 italiani nelle prime 6 posizioni, dobbiamo stare veramente all'occhio perché comunque nella mountain bike l'arrivo è sul finish line. Alexei Medvedev passa la prima parte del greto del fiume Tagliamento, lo vediamo anche incitato dal pubblico, l'atleta che qui al campionato europeo correva con il suo club, vale a dire la Cicli Taddei, squadra tutta toscana. Medvedev, che praticamente è russo ma ormai naturalizzato quasi italiano, abitando da tantissimi anni in Italia. Abbiamo visto dietro sia Samuele Porro che Fabian Rabensteiner, quindi Riccardo Chiarini. Questi sono al momento i primi. Eccolo qui che passa Chiarini, passa anche Fabian Rabensteiner, quindi via via tutti gli altri atleti. In questa parte che è veramente molto molto bella e molto molto suggestiva. Yuri Ragnoli, eccolo qui, il campione italiano. Quindi Alban Lacata, il campione del mondo, che nella discesa dal Monte Pana ha cominciato a racimolare un po' di vantaggio nei confronti del gruppo che inseguiva il drappello di italiani. Per quanto riguarda le donne, invece, sempre davanti Gun Rita Dale Flescia in seconda posizione, con lei Maja Vlosovska, quindi Vlosovska che al momento sta reggendo bene le lunghe distanze, in terza posizione ma staccata di quasi 10 minuti abbiamo la svizzera Ariane Luti. Ultima parte finale di questo campionato europeo marathon, vediamo la salita al castello di Spilimbergo con Alexei Medvedev. Il suo vantaggio è calato chilometro dopo chilometro, ma diciamo che è riuscito anche a mantenere un discreto vantaggio, anche quasi rassicurante, per poter ambire a questo titolo europeo marathon. Dietro ad inseguire lo vediamo il portacolori italiano Samuele Porro, eccolo qui, bravissimo Samuele Porro, che durante la stagione corre con la Trek Selle San Marco. Samuele Porro, reduce assieme a Fabian Rabensteiner, Michele Casagrande della Cape Epic, hanno fatto vedere tantissime buone cose, con loro anche Damiano Ferraro in quell'occasione. Ora vediamo al passaggio anche il terza e quarta posizione, che si giocherà tra Riccardo Chiarini e Fabian Rabensteiner, quindi lotta tutta italiana per quanto riguarda al momento il podio di questo campionato europeo. Alban Lacata con Urs Huber, Daniel Geschmar, Daniele Mensi, Hans Becking, questi sono gli atleti che inseguono il drappello di italiani, e Alexei Medvedev, che ricordiamo è ancora solitario. Yuri Ragnoli stringe i denti, peccato per Ragnoli perché fino a metà del Monte Pala era in ottima posizione lì davanti, ha perso qualcosina nel finale. La vittoria, eccola qui, l'arrivo a Spilimbergo in Piazza Duomo per Alexei Medvedev, Cicli Taddei Russia, che si laurea neo campione europeo marathon elite. Eccolo qua il applauso del pubblico e l'abbraccio con i suoi team manager. In seconda posizione Samuele Porro, l'atleta della nazionale italiana, quindi importante medaglia d'argento per il CT Mirko Celestino. Vediamo anche Porro sorridente. Terzo è Fabian Rabensteiner, che batte in volata Riccardo Chiarini. Quindi in quinta posizione Urs Huber, sesto è il campione del mondo Alban Lacata, settimo Daniel Geschmar, ottavo Daniel Mensi, nono Hans Becking, decimo Yuri Ragnoli. Questo intanto vediamo le volate veramente al photo finish per quanto riguarda la quinta posizione. Urs Huber batte Alban Lacata, seguono poi via via tutti gli altri. Questo è il campione italiano Yuri Ragnoli, che chiude in decima posizione. Attendiamo di capire anche quello che sarà la vittoria per quanto riguarda la categoria femminile. Dicevamo Gun Rita Dale Flescia assieme a Maja Vlosovska, quindi sarà da capire se la Vlosovska riuscirà a battere l'esperienza
di Gun Rita Dale, ma vediamo la Dale in questo momento ha un leggero margine nei confronti della polacca, proprio pochissimo. Questa era l'ultima serpentina che portava gli atleti nell'arrivo del Duomo di Spilimbergo. Gun Rita Dale, che nel finale è riuscita anche con esperienza a rubare un po' di energie e ad avvantaggiarsi di una decina di secondi, quindi Gun Rita Dale lanciata verso la vittoria del campionato europeo marathon per donne elite. Lei che ha vinto praticamente tutto, campionati del mondo cross country, campionati del mondo marathon, gli mancava però, ne ha vinti pochi di europei marathon, voleva questa maglia, ha provato il percorso già nella settimana di Pasqua, quindi è arrivata veramente in condizioni ottime a questo campionato mondiale, campionato europeo, scusate. Gun Rita Dale, braccia alzate a Spilimbergo, è lei la nuova campionessa europea marathon. In seconda posizione attendiamo adesso l'arrivo, bravissima Maja Wlosowska, la polacca specializzata nel cross country, che va a chiudere, eccola qui in seconda posizione. Quindi attendiamo la terza posizione di Ariane Luti, che arriverà quasi 10 minuti da Gun Rita Dale e da Maja Wlosowska. Quindi in quarta posizione Esther Sus, segue Barbara Benko, Blaza Pintaric, Jessica Pellizzaro, la nostra italiana in settima posizione, Jana Miklinkova, quindi nona posizione, Michalina Ziolkoskova, e in decima Maria Cristina Nisi, la campionessa italiana. Il podio open al maschile con Rabenstein, Porro e Medvejed. Intanto andiamo anche a scorgere i vari campioni europei master: Silvia Scipioni, Nicole Guidolin, Lorena Zocca, Cristiana Lippi, Beatrice Mistretta, Tommaso Vanni, Busto Ramos Xavier, sia a Pezzegua Paxi, Luca Rovera, Alfonso Parodi, Mattias Ball, Massimo Milanetto, Adriano Zanasca e Gianalberto Del Zotto. Via le interviste. Una soddisfazione immensa e sì, non ho ancora tante parole, non ho realizzato ancora al 100%, sì. Pian pianino, penso stasera quando torno a casa sarà realizzato e sì, penso che mi aspettano a casa. Un grande lavoro di squadra il vostro, il CT Mirko Celestino vi ha impartito delle direttive, le avete seguite al meglio, insomma una grande Italia che ritorna anche nel mondo delle marathon. Sì, siamo stati una grande squadra Italia e Mirko ci ha dato tanti consigli, ci ha detto che ognuno deve avere la strategia sua e non bisogna aspettare a inseguire gli altri. E io ci ho provato subito al chilometro 30 a anticipare tutti in discesa e così sono riuscito a risparmiare qualche energia per il finale. Sì. Direi che ci siamo difesi alla grande, abbiamo dato tutto, eravamo molto motivati. Devo ringraziare molto la nazionale che non ci ha fatto mancare nulla, siamo qua da martedì, abbiamo provato il percorso perfettamente, Mirko ci ha dato dei grandi consigli e la giusta motivazione e la giusta carica, infatti i risultati si sono visti. Eravamo tanti davanti, ci siamo aiutati parecchio. E vabbè, Alexei oggi aveva una gran condizione, una gran gamba, ha gestito molto bene la sua corsa, però noi non ci siamo fatti attendere, abbiamo dato tutto e un ottimo risultato, secondo e terzo posto, io e Fabian siamo veramente felici. E dai, stamattina sentiva subito bene, poi per me a lunga distanza forse anche favorisci. E allora però sono stato un po' attento per partenze e primo caldo, però dai, alla fine è andato bene, vinto abbastanza facile alla fine, dai. Ed ora con la maglia di campione europeo punterai i mondiali sempre in Italia? Ma sai, quest'anno io favorisco perché solito mondiale giugno, io sempre così in forma, però sempre in forma aprile e settembre, anche mondiale settembre, allora tocca di preparare serio e provare. Tutta la settimana abbiamo lavorato bene qui a Spilimbergo e fortunatamente, meritatamente,
ci siamo portati a casa 2 medaglie e piazzando 5 atleti nei primi 10 è stata una soddisfazione enorme. Ringrazio i ragazzi e ringrazio tutto lo staff della nazionale che abbiamo lavorato bene insieme per questa settimana. Eccolo qui il podio donne elite di questo campionato europeo marathon. Spilimbergo in terza posizione, Ariane Luti, Team Spur Svizzera, in seconda posizione Maja Vloskowska, nuova campionessa europea, Gun Rita Dale Flesha, Norvegia. Andiamo con le interviste a queste 3 grandissime campionesse. È stata una gara durissima, davanti Gurrita e Maja sono andate fortissimo. Sono molto felice di questa medaglia, la gara è stata fantastica, l'atmosfera e il percorso spettacolare. Ho pianificato la partecipazione a questo europeo marathon per cercare di salire sul podio ed eventualmente di vincere, ma devo dire la verità, quando ho visto i 104 km e i 3500 metri di dislivello ho pensato di dividere la gara in più parti. Io che faccio cross country avevo un'autonomia di circa 3 ore, quindi ho cercato soprattutto di sopravvivere, non ho più pensato al risultato. Ho bevuto e mangiato più che ho potuto. Le gambe giravano, sul pala sono rimasta davanti con Gurrita e la stanchezza ha cominciato però a farsi sentire, ma ho stretto i denti. È arrivata questa medaglia, sono veramente super felice perché temevo questa distanza. E i tuoi piani per il futuro, per questa stagione? Beh, guarda, quest'anno alternerò il cross country con le marathon. Ho una grande sfida per quest'anno, voglio cercare di ambire a entrambe le distanze e aumentare le mie skills. Punterò però anche alla Coppa del Mondo di cross country e quindi spero di essere competitiva in entrambi i fronti. Non ho vinto tanti campionati europei marathon, è stato davvero fantastico, organizzazione perfetta ed accogliente, percorso bellissimo per fare mountain bike, qui è un Eldorado. Ho vinto l'ultimo europeo marathon nel 2009, tanto tempo fa, quindi questo titolo mi riempie di gioia. Quest'anno il mondiale è sempre in Italia, sarà su un percorso a te molto caro. Sì, a Auronzo di Cadore, con la stessa organizzazione che per tanti anni ha portato avanti Gun Rita Marathon. Quello sarà assolutamente il mio ultimo campionato del mondo. Cercherò di farmi trovare pronta per dare emozione a tutti i miei fans e a tutte le persone che mi hanno seguito in questi anni. Da Spilimbergo è tutto per questi campionati europei marathon. Un caro saluto da Ilenia Lazzaro. Conclusa l'ultima cavalcata della Tillyman e chissà quali proposte ci saranno negli anni venturi, sicuramente sono in vena di un mondiale, ma se lo meritano, una grande festa quella di Spilimbergo, complimenti veramente a tutto il gruppo di lavoro che ci ha fatto gustare veramente un fine settimana d'altri tempi. Adesso andiamo con gli Internazionali d'Italia Series, la seconda tappa che si è svolta a San Marino, quindi anche qua i biker di nuova generazione si danno veramente colpi di frene e pedalate con dei paesaggi davvero incredibili. San Marino è una trasferta, quindi siamo oltre l'Italia, ma che veramente raccomando tutti ad andare a vedere questi paesaggi meravigliosi, non soltanto a San Marino, ma mi viene anche in mente il castello di San Leo. Meraviglie delle meraviglie, via con questo bel contributo.
parti di slancio. Contrasta la fatica. Ritrova le forze. Pro Action. Integratori per lo sport. Internazionali d'Italia Series con la seconda tappa che per l'occasione, la prima volta nella storia di questo circuito internazionale, ha fatto tappa fuori dai confini italiani. Partite questa Titano XCO, giro di lancio velocissimo e davanti già però a dar battaglia. Vediamo alcune delle grandi protagoniste di oggi, il duo della pedale di marca Marika Tovo e Giorgia Marchetta, Serena Calvetti. Attenzione anche per quanto riguarda le junior, a Giada Specia, a Patrizia Critelli e a Letizia Motalli. Questo il tratto 3 tecnico invece con l'assoluta Marika Tovo assieme a Serena Calvetti, quindi un under 23 assieme a una donna elite, a seguire Giorgia Marchetta. Quindi gara durissima, gara molto molto tecnica e una gara un po' a sfinimento, e una battaglia continua tra la campionessa italiana Serena Calvetti e la campionessa under 23 Marika Tovo. Eccole qua le due grandi protagoniste di questa San Marino Race Titano XCO. Verso la fine Serena Calvetti riesce leggermente ad avvantaggiarsi su Marika Tovo che comunque al momento è la migliore per quanto riguarda le under 23. Questo è l'arrivo di Giada Specia che va a vincere per quanto riguarda la categoria delle junior su Letizia Motalli e Patrizia Critelli, donne juniores che facevano un giro in meno rispetto alle donne open. Vittoria di Serena Calvetti, eccola qua, la vediamo, la campionessa d'Italia, su Marika Tovo in seconda posizione, quindi in terza Giorgia Marchetta. Marika Tovo, punti preziosi per lei anche per la classifica delle under 23. La classifica assoluta è completata dal quarto posto di Greta Seinwald, quindi quinta Lisa Rabensteiner, sesta Verrando, settima Campanari, ottava Piana, nona Gulino, decima Pastore. Questo, vediamo anche l'abbraccio tra la Tovo e la Calvetti, il podio di giornata e subito la vestizione per quanto riguarda le maglie di leader. Serena Calvetti ritorna un'altra volta leader per quanto riguarda gli internazionali d'Italia donne elite, lei che l'aveva vinto anche lo scorso anno, maglia di leader anche per quanto riguarda Marika Tovo. No, oggi è andata bene, dall'inizio della stagione. Oggi è stata la prima gara in cui avevo delle sensazioni buonissime, quindi sono molto contenta. A me è piaciuto tantissimo, era adatto a me perché strappi corti e duri, discese tecniche ma non impossibili, quindi perfetto per me. Gara Open Elite Under 23 di questa seconda tappa degli internazionali d'Italia Series Titano XCO, con tutti i migliori rappresentanti al via, in primis la maglia di campione italiano di Gerhard Geschbaumer. Quindi attenzione anche a Luca Braidot, Andrea Tiberi, Joele Bertolini che si è ben comportato anche la settimana scorsa in quel di Nalles, Lorenzo Samparisi, insomma sono tantissimi nomi che oggi possono dire la loro in questo percorso molto tecnico. Lo ricordiamo, giornata calda, uno dei primi caldi dell'anno, quasi 30 gradi per essere metà di aprile, direi assolutamente difficile per quanto riguarda gli atleti affrontare appunto questo percorso. Abbiamo visto lì davanti Martin Lo, Joele Bertolini, Luca Braidot, attenzione anche ad Andrea Tiberi, davanti c'era anche il campione italiano Gerhard Geschbaumer. Questa però è la prima fase del percorso dove diciamo gli atleti sono ancora tutti allungati e abbastanza compatti. Man mano che le tornate passano, questi 200 metri di dislivello a giro vanno a creare sicuramente difficoltà e fanno emergere i reali valori in campo, quindi dovremo attendere qualche tornata e con la sintesi appunto andiamo già
a buona parte verso la fine della gara, con appunto questi atleti che stanno dettando legge, vale a dire Denis Fumarola, Luca Braidot. Vediamo con piacere anche Nicolas Pettinari, entrato dopo un anno di stop, quindi ottima già la prestazione di Nicolas Pettinari. Andrea Tiberi, Gioele Bertonini e Martin Lowe sono questi appunto gli atleti al momento al comando della gara, un po' più staccati Domenico Valerio con Lorenzo Samparisi. Seguono via via tutti gli altri, ricordiamo anche tanti under 23 in gara. Il primo al momento è Alessandro Naspi, quindi Alessandro Serravalle. Un saluto e anche diciamo un in bocca al lupo ad Antonio Folcarelli, grande protagonista anche per quanto riguarda il ciclocross. E sono tanti gli atleti che sono andati forti durante il ciclocross. Cadeau anche per Gioele Bertolini, lo vediamo lì davanti molto pimpante, come Luca Braidot, anche lui ha fatto il cross. E ricordiamo che tra l'altro alla Gran Fondo, gara nazionale della Tiliment, podio tutto di crossisti con la vittoria di Moreno Pellizzon, in seconda posizione Marco Ponta e in terza Enrico Franzoi. Intanto la seconda tappa degli internazionali d'Italia sta volgendo quasi al termine, la lotta appunto è tra un quintetto di atleti, scatti e controscatti. Luca Braidot che cerca di forzare, Martin Lowe gli risponde, attenzione anche a Gioele Bertolini con Andrea Tiberi, la coppia del team Focus Selle Italia, che tanto bene stanno andando in questo periodo, ottima anche la loro il loro debutto nella prima prova di Coppa del Mondo. Maggio sarà sicuramente un mese fondamentale, visto e considerando tutte le prove di Coppa Cross Country. Intanto eccolo con rallentatore il drop di Andrea Tiberi. Andrea Tiberi, anche lui grande protagonista in questa parte di stagione. Vediamo anche Nicolas Pettinari davanti, Martin Lowe, attenzione anche al duo con Denis Fumarola e Lorenzo Samparisi. Eccolo qui Martin Lowe che spinge potente in questo tratto in single track, bellissima l'azione del portacolori di Hawaii Express, un atleta che ha corso per tantissimi anni anche in Italia. Martin Lowe, eccolo qua, va a vincere l'XGO Titano, seconda prova degli internazionali d'Italia, e va a vestire anche la maglia degli internazionali d'Italia. In seconda posizione, eccolo qui, pimpantissimo il bullo Gioele Bertolini, grandissima prestazione la sua. Gioele Bertolini in seconda posizione, quindi in terza Andrea Tiberi, segue Nicolas Pettinari, Luca Braidot, Denis Fumarola, Alessandro Naspi. Ci sono tanti tipi di Gran Fondo, ma questa Gran Fondo è molto particolare, veramente centinaia e centinaia di ciclisti sono stati alla Gran Fondo dedicata al compianto Michele Scarponi, che proprio un anno fa ci ha lasciati. Dicevo, ci sono tanti tipi di Gran Fondo, ma questa chiaramente è una Gran Fondo di quelle dove centinaia di persone non pedalano più, e quasi diventa un lungo peregrinare a ricordo di una persona importante, una di quelle persone che mancano tantissimo. Ci piacerebbe capire come mai noi valorizziamo i grandi personaggi non in vita, ma sempre quando non ci sono più. E la mancanza è tremenda, perché veramente questo è un ragazzo di quelli che ogni giorno non possiamo far altro che ricordarlo e ogni giorno piangere perché non è più tra di noi. Ma è bello queste belle immagini di Christian Bon, la raccontano lunga. E poi dopo di nuovo in studio, perché andiamo poi dopo con un'altra bella clip. È un grande successo quello della prima edizione della Gran Fondo Michele Scarponi, strade imbrecciate, organizzata a Filottrano a un anno esatto dalla scomparsa del campione marchigiano.
Una manifestazione che ha richiesto ben 2 anni di preparazione, per volontà di Michele stesso, che profondamente era legata alle sue origini e desiderava far conoscere le bellezze delle terre marchigiane ai suoi tanti amici di tutto il mondo. L'organizzazione ha voluto creare un percorso che da Filottrano portasse nell'entroterra verso il Monte San Vicino, passando dai suoi caratteristici borghi, includendo anche un tratto di strade imbrecciate, tipiche anch'esse di questa zona delle Marche. Sono le strade di Michele, dove Michele ha preparato tante belle imprese e dove ogni volta salutava quelli che incontrava con la sua solita simpatia. E sono stati oltre 1900 gli iscritti accorsi da ogni parte d'Italia per ricordare Michele Scarponi. Una manifestazione organizzata dal fan club Michele Scarponi e dal gruppo ciclistico Michele Scarponi Filottrano, in collaborazione con la Giulio Dori Renzo e con il Waypoint MTB di Filottrano. Molti dei ciclisti al via hanno deciso di partecipare indossando la maglia celebrativa, che è stata realizzata per l'occasione dalla Giordana. La gara è inserita nel circuito ciclistico Marche Marathon, che è nato come un invito a pedalare e a conoscere la regione Marche, che ha come confini a est il mare Adriatico, mentre a ovest la catena degli Appennini. Dal mare alle dolci colline fino ai monti in cui sono incastonati paesi, castelli e borghi antichi dal sapore ancora remoti e dalla genuina tavola alle emozioni della poesia e dell'arte. Tanti gli ospiti illustri giunti qui per l'occasione, tra cui Giuseppe Martinelli, Stefano Zanini, Gilberto Simoni, Raffaele Igliano, Alessandro Spezialetti, Simone Stortoni, Massimo Iannetti e Andrea Tonti. A fare gli onori di casa sono stati il sindaco Lauretta Giulioni, Giovanni Morresi, assessore allo sport, Doriano Carnevali, assessore ai lavori pubblici, Giulia Corroni, assessore al turismo e Silvia Lorenzini, assessore alle politiche sociali. Presente inoltre Moreno Pieroni, assessore regionale al turismo e ai grandi eventi. Dopo il via si è svolta anche una divertente gincana per bambini a cui hanno preso parte circa 100 piccoli ciclisti. Due i percorsi tra cui scegliere: il lungo di 135 km con 2800 metri di dislivello. Tra i due sicuramente il più impegnativo, ma senza dubbio il più suggestivo ed emozionante, dal momento che saranno percorse le strade dove Michele si allenava, tra cui 2 tratti con strada imbrecciata. Il medio, di 90 km e 1800 metri di dislivello, è decisamente meno impegnativo, ma non meno spettacolare. Nel percorso lungo di 135 km sulle rampe dell'ascesa di Monte San Vicino, il gruppetto di testa esplode e al comando si portano Vincenzo Pisani del team Falasca Zama Greco e Fabio Cini della Ciclico Power. Al GPM transita per primo Pisani, seguito da Cini. In terza posizione passa Leonardo Presta dell'UC Petrignano. Presta viene poi ripreso mentre 2 battistrada pedalano imprendibili verso Filottrano. Nel finale Pisani si scrolla di dosso Cini e va a conquistare la vittoria. Sul terzo gradino del podio invece sale Federico Scotti della Cannondale Gobbi FSA. In campo femminile un testa a testa tra Loretta Giudici della Rocca Secca Bike e la filottranese Barbara Lancioni della MGKVIS Somec LGL. È la Giudici, ciclista di Fiuggi, a trovare la fondo buono, staccando nel finale la Lancioni. Terzo posto invece è per Deborah Morri del team del Capitano. Nel corto di 90 km al comando si portano gli abruzzesi Davide D'Angelo e Manuel Fedele, entrambi del team Go Fast. Il tandem porta avanti inesorabilmente la propria azione fino al traguardo di Filottrano, dove 2 portacolori del team Go Fast arrivano in parata mano nella mano. A tagliare per primo il traguardo è D'Angelo, corridore di Penne. Alle loro spalle è Volata, che viene vinta da Federico Colone della Rocca Secca Bike. In campo femminile si impone Azzurra Dintino del team Go Fast.
seguita da Lorena Zangheri della GC Melania e da Caterina Morgante della Giulio Dori Renzo Bike Club Caffè. Tra le società va segnola Giulio Dori Renzo Bike Club Caffè, seguita dall'IT Auction Team e dal team del capitano. Il gustoso pasta party e le belle premiazioni hanno chiuso alla grande la prima edizione dell'evento, che è stata una vera festa nel ricordo di Michele Scarponi. Un anno senza Michele, e un anno senza Michele vuol dire tanto veramente, perché era un atleta, ma prima di un atleta un ragazzo straordinario, uno che era un grande campione ma sapeva mettersi a disposizione degli altri. Ecco, lui aveva gli altri in mente, aveva gli altri e le ali di quel pappagallo che tanto hanno girato su tutti i web ci fanno ricordare quanto quest'uomo aveva le ali già da vivo, e noi ci piace ricordare che ci piace anzi pensare che queste ali le possa avere in paradiso, perché è stato uno di quegli atleti inconfondibili, pazzeschi, bellissimo, bellissimo da vedere, bellissimo da ascoltare. E questa clip di Stefano Bertolotti e Christian Bon bene ce lo raccontano, un anno dalla sua scomparsa. Il nostro pensiero va sempre ai familiari, al fratello, la moglie, la mamma, che non si daranno mai pace, perché aver perso un personaggio del genere, un familiare così importante, è dura per noi che siamo sportivi e che l'abbiamo amato, figuratevi per loro. Stringiamoci tutti vicino a questa famiglia e questo bel ricordo di Stefano Bertolotti e Christian Bon. Maggio 2016, 19ª tappa del Giro d'Italia. C'era un bianco generico verso la cima del Colle dell'Agnello, di neve a bordo strada, di nebbia in cielo. C'era un uomo davanti a tutti, Michele Scarponi, primo sulla cima Coppi, intenzionato ad andare al traguardo il più in solitaria possibile. C'era un manipolo di inseguitori, c'era un dominatore assoluto e per molti insuperabile, Steven Kreizweg, un piccoletto con la faccia simpatica e la leggerezza in salita, e Esteban Chaves, un ragazzo deluso che sui monti aveva trovato sino ad allora solo ritardi. E poi c'era Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali l'avevano dato per finito sino a pochi chilometri dal termine della cima Coppi. Nelle gambe il peso di oltre 3.000 km percorsi, nella testa quello di un giro che sembrava finito. Vincenzo Nibali l'avevano dato per finito, ma decise che finito non lo era, che mancavano ancora troppi chilometri alpini per potersi prendere il lusso di alzare bandiera bianca. Così, ai 2 chilometri dalla vetta più alta di quell'edizione, si portò in testa, provò qualche scatto, disperse il gruppetto dei migliori e restrinse la lotta a 3. Con lui Esteban Chaves e Steven Kreizweg. Lo squalo era in testa di quel gruppo. Alle sue spalle due eccezionali interpreti, ma con la faccia stremata. Nibali no. Aveva dentro una rabbia da far esplodere la bicicletta, una gamba che finalmente andava, la tranquillità di non aver niente da perdere. In vetta lasciò il manubrio, indossò la mantellina e iniziò a menare duro in discesa, traiettorie veloci, infide, cattive. Divorava le curve, controcurve senza confini, in un palcoscenico indefinito dove la nebbia smussava gli orli dell'asfalto e si mescolava ai muri di neve a bordo strada. Traiettorie che Steven Kreizweg non vide. Si allargò, frenò in ritardo, rotolò sui cumuli a bordo strada. Un volo di 360 gradi, giro completo. Botte al corpo e al morale, mentre Nibali e Chaves continuavano la loro discesa. La rivoluzione era compiuta, il respo destato. Ora serviva un gregario perfetto per completare l'impresa.
L'ammiraglio della Stana avvisò Michele Scarponi dell'accaduto e il marchigiano iniziò a rallentare, quasi si fermò in un'attesa che sembrava eterna. Iniziò una lotta contro il tempo. Michele Scarponi fece da apripista al suo capitano, lo incitò, lo spinse a superare i suoi stessi limiti, poi lo lanciò verso la stazione sciistica di Risù. Un gesto d'altri tempi, la fatica di Michele Scarponi a disposizione del sogno rosa di Vincenzo Nibali. Fu vittoria, fu distacco, 53 secondi su Chavez, oltre i 2 su Valverde, quasi 5 su Kreisberg. La rivoluzione era compiuta, l'impossibile si era avverato, l'eccezionale diventato realtà. Siamo proprio in conclusione, una puntata particolare, è difficile parlare dopo una piccola clip così sentita ed è difficile anche dire andiamo avanti,
Ma Michele Scarponi, se lo... No, lo rifo perché non posso chiamarlo Michele. È molto difficile partire e dare altri contributi dopo una copertina del genere dedicata al compianto Michele Scarponi. Si dice che lo spettacolo va avanti. Certo che certe volte lo spettacolo è duro da mandare avanti anche perché vivi del ricordo di questo ragazzo. Ma Scratch ci ricorda che il ciclismo abbraccia tutte le discipline e tutti gli uomini. E andiamo con la Super Enduro Bike, è una piccola clip musicata perché ci dà esattamente la vibrazione di queste ruote che vibrano veramente con altisonanza e con forza sui manubri di questi biker che non sembrano più dei ciclisti, sembrano veramente dei motocrossisti. Ma è bella da vedere e quindi noi ve la facciamo vedere più che volentieri, quindi da Sanremo, Super Enduro, The Italian Enduro Series.
Ben rientrati amici di Scratch, siamo proprio in chiusura. Vi diamo appuntamento a settimana prossima, noi saremo a Valdagno per la Y Sport, è una gran fondo, trofeo città di Valdagno. Le nostre telecamere si occuperanno di questa gara e ve ne renderemo conto anche settimana prossima insieme a tantissime altre gare e come al solito la multidisciplina in questa trasmissione diciamo è regina, perché il ciclismo è tutt'uno col ciclismo stesso e noi ci piace raccontarlo così. Faccio ancora i miei complimenti a Ilenia Lazzaro e a tutto il comparto di Spilimbergo con la Trivium in testa Giuseppe Rossi per questa bellissima organizzazione dei campionati europei. Un in bocca al lupo ai nostri ragazzi che bene si sono comportati e voglio ricordare sia Ponta, sia Pellizzon e sia anche il nostro Enrico Franzoi che bene si sono comportati in una parte di questa gara, campionati regionali. E quindi insomma lo sport urla e soprattutto il ciclismo urla rispetto a tutti i costi. Ricordiamo sempre che da questa trasmissione tante volte abbiamo ricordato un po' più di rispetto per i ciclisti. Non se ne può più di vedere tanti incidenti per le strade e quindi grazie a queste immagini vorremmo ricordare insomma il rispetto per coloro che non fanno nulla di male, vanno in bicicletta, chi per diletto e chi un po' così per allenamento, ma è giusto rispettarli perché nessuno ha il diritto di uccidere altre persone soltanto perché ci danno un po' fastidio. Il ciclismo ha insegnato veramente tanta tolleranza e il ciclismo ancora insegna grande educazione. Vorremmo che la stessa cosa per il mondo civile fosse accompagnata con gli stessi ideali. Questo è tutto per questa trasmissione. Argesi Nicola vi dà appuntamento la settimana prossima a tutto Scratch.